Io sono Roberto, volevo raccontarvi un progetto do it yourself su Tesla Coil, che è stato un parto lunghissimo perché è una cosa di cui i pezzi erano anni che giacevano a casa e che ho concluso rapidamente quest'estate, finalmente ho trovato la motivazione, un po' di voglia in vacanza per sviluppare le cose, per delle idee maturate lungo nel tempo, ed è la solita, chiamiamo solita macchina generatrice di fulmini con un po' di idee nuove nel progetto. Non è una macchina da record di quelle che si vedono i filmati, 1 metro, 2 metri di scintilla, insomma, però insomma fa i suoi fulmini e volevo raccontarvi un po' come è fatta, magari raccontando un attimo prima un cenno di come funzionano, perché adesso suppongo che non ci siano tanti elettronici, più softwareisti qua che altro. Allora, l'apparenza che si vede del Tesla Coil di solito è questa colonna con un sacco di spire di rame smaltato, talvolta attaccato sopra un cappello, così, come si chiama, un corpo metallico, insomma. Da cui partono i fulmini. In effetti il principio è quello del trasformatore, cioè un avvolgimento primario, come vedete disegnato lì a sinistra, di poche spire, un avvolgimento secondario molto grande, che però sfrutta il principio della risonanza. La risonanza dei circuiti LC in elettronica, che è un po' simile, se volete, alla risonanza del pendolo braccio e massa, insomma, per cui se si porta un circuito giusto sulla sua frequenza di risonanza, con poca fatica si riesce a portarlo a una tensione anche molto elevata, nei limiti poi dell'isolamento, che non si rompa tutto quanto. Per riuscire a ottenere queste tensioni elevate, però, bisogna per forza fare un avvolgimento su un unico tubo con un solo strato di spire, perché altrimenti le tensioni così alte creerebbero delle scariche interne e in poche parole si spaccherebbe tutto. Come pure l'avvolgimento primario, quello che va a eccitare, deve essere un po' distante dal secondario. E allora in questo si differenzia un po' dal trasformatore convenzionale. Però rispetto al trasformatore convenzionale si ottengono tensioni molto elevate che si prestano a esperimenti così con uno sforzo relativo, ecco. Tipi di Tesla che si vedono in giro si dividono principalmente tra quelli a impulsi, che generano singole scariche, proprio i fulmini, come quello che ho costruito io, e quelli che generano un continuo effluvio di scarica nell'aria, che si prestano, per esempio, se vi sarà capitato di vedere, a fare la fiamma che fa musica, insomma, il Tesla musicale. Nell'ambito di quelli impulsivi, il più classico, quello che aveva fatto Nikola Tesla, insomma, è il primo schema che si vede in alto. Utilizza un trasformatore ad alta tensione che va a caricare un condensatore. E quando la tensione diventa sufficientemente alta, scoppia una scintilla su quello scaricatore, lo spark gap, e il condensatore va a comporre un circuito risonante con l'avvolgimento primario, e tutta l'alta tensione del condensatore va a stimolare il secondario. E poi invece ci sono le versioni attive fatte con tubi o semiconduttori, e lì ho evidenziato un po' di cose. Il circuito a valvola è generalmente un oscillatore libero, cioè usa la valvola come amplificatore per produrre potenza sull'avvolgimento primario, e per ottenere l'effetto Tesla ci vogliono valvole grosse, insomma, effettivamente. Oppure sono i più diffusi come circuiti moderni, utilizzano semiponti oppure ponti di MOSFET o IGBT.
E con una doppia variante, come vedete nei due circuiti, a seconda se c'è il condensatore in serie al primario o no, si dice singola risonanza o doppia risonanza. L'avvolgimento secondario è sempre la stessa cosa. Non l'ho detto prima, è disegnato un condensatore tratteggiato, non c'è fisicamente questo condensatore. Risuona sulle stesse capacità parassite, traspira e espira, la capacità del cappello che ci si mette sopra. Potete immaginarvelo, tornando all'associazione del pendolo che dicevo prima, un pendolo potete immaginarlo come una sottile asta e una massa messa di sotto, oppure il classico pendolo composto che è solamente un'asta, oscilla lo stesso, la massa è distribuita invece di essere tutta quanta alla fine. Ed è comunque un oscillatore. Quindi il secondario è sempre risonante, ha una frequenza che dipende da come lo abbiamo costruito, la sua frequenza di risonanza. Noi dobbiamo adattarci a utilizzare quella frequenza di risonanza. Lo schemino, il terzo, pilota direttamente l'avvolgimento primario pompando energia a quella frequenza. Si ottengono risultati medi, non si ottengono macchine tanto potenti in questo modo, però è più semplice da fare. Se c'è una ulteriore risonanza sul primario fatta con quel circuito LC serie, che poi, se vedete, c'è anche nel classico, perché è un po' simile al primo circuito, quello classico. In questo caso si riesce a ottenere delle scariche di potenza superiore, però è un pochino più delicato da fare perché le risonanze del primario e del secondario devono andare d'accordo, perché il pendolo, come il pendolo di nuovo, quando lo andiamo a eccitare, se vogliamo che il moto si amplifichi, o come quando andiamo in altalena, dobbiamo eccitare con la stessa frequenza naturale del nostro pendolo. Quando ne abbiamo in gioco due, il primo de deve lavorare sulla stessa frequenza del secondo. Vabbè. Andando un pochettino più sul circuitale, il modello reale che uno si può trovare davanti è le due induttanze accoppiate. Questo è il mio, per esempio. Cioè, in pratica il rapporto spire tra il primario che c'è intorno e il secondario è di 34 all'incirca. La resistenza dell'avvolgimento primario, la resistenza dell'avvolgimento secondario, la capacità parassita equivalente, il condensatore che metto sull'ingresso. Quando avviene una scarica, la scarica assorbe potenza, per cui è come se ci fosse una nuova. Aumenta la capacità perché aumenta l'area che viene coinvolta. È come se il cappello diventasse più grande per via dell'aria ionizzata, e in più c'è un assorbimento di energia. Ecco, andiamo dritti a questo ultimo che ho costruito. L'idea, ovviamente, fa parte della categoria di doppia risonanza a IGBT. E qui vedete, infatti, il circuito di uscita, la bobina, il circuito primario con il condensatore, gli IGBT. Un pilota degli IGBT, un componente elettronico, un driver di potenza per comandare i MOSFET, gli IGBT, scusate, che gestisce la dead band, cioè per fare in modo che ci sia un'area di rispetto. Questi due conducono alternativamente, okay? Per generare l'onda che entra verso l'avvolgimento primario. Quando conducono alternativamente bisogna stare attenti che non conducano insieme, insomma, ecco. La logica l'ho voluta implementare dentro una logica programmabile, e il funzionamento è basato sulla misura della corrente che vado a mandare dentro l'avvolgimento primario. Un trasformatore di corrente che viene utilizzato intanto per rilevare sovraccorrenti, per fermare tutto se la corrente rischia di diventare distruttiva per i miei IGBT, e poi per rilevare il segno di questa corrente. Allora, questo perché? Faccio vedere subito una figura. Ecco, questa è una vera misura
fatta con l'oscilloscopio della corrente all'interno dell'avvolgimento primario. Quando il circuito parte, si accende il MOS di sopra e la corrente comincia a fare un pezzo di andamento oscillatorio di sinusoide. Quando rilevo che la corrente è tornata giù ed è passata per lo zero, inverto, accendo quello di sotto che mi dà un nuovo colpo un pochino più forte. Ritorna sopra, accendo quello sopra e via via ogni colpo che gli do la corrente diventa un pochettino più forte fino a che l'energia in gioco diventa abbastanza forte da fare la scarica. Dunque, ecco, il circuito poi include, così è stato un'idea tanto per fare qualche cosa di diverso, una parte di logica programmabile che gestisce questo e un'altra cosa che vi dico tra un attimo, e un modulino SP12, quelli che fanno simile Arduino basati su SP8266, conoscerete probabilmente che espongono interfaccia Wi-Fi, che permette praticamente di comandare il Tesla da una pagina web built-in, diciamo, dentro l'apparecchio, e comandare quelle che per il momento sono le poche funzionalità implementate dentro a questa macchina. Le funzionalità implementate in pratica che cosa sono? Vediamo. Faccio vedere. Questa, vi dicevo, per esempio, posso dire manda in esecuzione, come in questo caso, 6 cicli e poi fermati. Questo, tac, 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 mi manda in esecuzione 6 cicli, poi smette, vedete che non ci sono più questi spike, decidere io quanti fare e in pratica in questo modo decido quanto intensa voglio che sia la scarica. Oppure posso dirgli mandami una serie di impulsi consecutivi e poi degli impulsi intervallati, che in pratica vogliono dire che invece di accendere sopra e sotto, accendo una volta sopra, poi una volta sotto, salto una volta dell'IGBT di sopra, in pratica pompo un pochettino meno corrente, è come se io andassi sul mio pendolo invece di colpirlo tutte le volte, una volta lo colpisco, una volta lo lascio andare, un'altra volta lo colpisco. Il risultato cos'è? Che diminuisco l'irruenza, diciamo, del sistema, perché se io continuassi ogni volta a buttare dentro energia, la corrente a un certo punto diventerebbe esageratamente alta. Cambia un po' le caratteristiche della scintilla, diciamo, del fulmine fare questo, perché io posso dire, che ne so, gli do 25 colpi di seguito e ottengo un fulmine di un certo tipo, oppure posso dire gli do 15 colpi più altri intervallati, e il risultato è che magari nel primo caso carico un sacco di energia e ottengo un fulmine di un certo tipo. Nel secondo caso ne carico meno, il fulmine parte lo stesso e continuo per più tempo, perché posso permettermi di andare avanti per più tempo in questo modo, a pompare energia quando il fulmine è già partito. L'idea, la speranza, era di riuscire a fare quelli che chiamano le spade, cioè invece dei fulmini ramificati, quelli dritti, perché si fanno con una tecnica del genere. Al momento non funziona. Comunque, la funzionalità è tentata, implementata. Ecco, questa figura che stavo mostrando adesso è un esempio, appunto, in cui ci sono stati 30 impulsi seguiti da degli impulsi con uno sì, uno no, uno sì e uno no, in cui c'è stata anche una scarica. Per dare un'idea, vedete che qui c'è stata questa fase di crescita. Dopo si sarebbe mantenuto relativamente costante. In realtà è avvenuta la scarica. La scarica assorbe un mucchio di energia, però qui a scarica già avvenuta ha continuato a sostenere una certa quantità di corrente. Per dare un'idea, invece, un caso di 25 impulsi e basta,
facendo tentativi ripetuti e misure, il caso di sopra non c'è stata scarica, per dire. Nel caso di sotto c'è stata scarica. Questo pensando al circuito che vi avevo detto, vi avevo mostrato al principio, che quando avviene la scarica mi assorbe energia. Infatti noi vediamo, i miei 25 impulsi sono tutti qua all'inizio. Se non c'è scarica, quando io smetto di pulsare, vabbè, piano piano si smorza, si spegne, non è successo niente, l'energia viene mangiata via. Se la scarica c'è, la scarica me lo fa chiudere molto più rapidamente. Dunque, io prima ho saltato un paio di slide, allora sì, dove volevo dire, abbiamo messo due, a parte la parte elettronica di potenza e i relativi driver, due elementi di controllo, la logica programmabile e l'ESP Arduino. Allora, la logica programmabile gestisce la singola scarica e questi tempi che vi raccontavo poco fa, cioè gestisce la risonanza correndo dietro alle commutazioni di corrente, quelle che si vanno a misurare dal sistema, però ne fa quante ne dico io di contigue e poi ne fa quante ne dico io saltando dei cicli di mezzo. In pratica, dentro alla logica ci sono tre contatori che io posso programmare per andargli a dire quanti all'inizio, quanti poi, con quanti saltati all'interno. Dalla parte ESP Arduino, insomma, c'è il web server che veniva praticamente gratis, al momento c'è una paginetta proprio minimale. La configurazione dei contatori, perché io li voglio scrivere anche quelli da remoto, gli voglio dire quali sono i numeri da mettere e questi sono trasferiti con interfaccia SPI nella logica programmabile. E poi però la gestione delle ripetizioni, perché ci mancava ancora una cosa, eravamo arrivati a una scarica sola. Noi vogliamo fare, che ne so, vogliamo farlo scaricare per 10 secondi, poniamo, e poi fermarsi, vogliamo farlo scaricare per 20 secondi facendo una scarica al secondo, due scariche al secondo, eccetera. Al momento l'ho fatto fino a un massimo di 100 scariche al secondo, perché la parte di potenza è alimentata direttamente da un rettificatore della rete 50 Hz. Sulla rete 50 Hz c'ho il ponte raddrizzatore e condensatore di filtro. Col ponte raddrizzatore il condensatore di filtro lo carico 100 volte al secondo, ogni semiciclo dell'alternata. Per cui fino a 100 Hz sono sicuro che tra una scarica e l'altra il circuito si è ripreso e si è caricato alla tensione nominale dello stadio di potenza, che è quel 300-315 volt che vengono fuori dalla tensione di rete raddrizzata. Vabbè, qui avevo visualizzato un estratto di logica che poi, vabbè, l'ho disegnata così, in realtà è stato anche per me un esercizio per imparare un pochettino il Verilog, dentro la logica programmabile l'avevo scritto in Verilog. Il codice della logica sì, è il lettore di SPI, i registri e contatori per gestire queste cose che ho chiamato pre, main e skip. E poi un poco di logica di interlock che è fatta con un flip-flop set reset, un po' di porte e via discorrendo, che servono a dare sicurezza al sistema, perché io prima vi dicevo che commuta quando avviene un'inversione della corrente. Quello è un ottimo momento per commutare, perché è un momento in cui la corrente è quasi vicina a zero. Però ci sono degli altri momenti in cui io vado a commutare, quando per esempio mi venisse rilevato un overcurrent, oppure quando voglio con i miei contatori andare a smettere, oppure se io volessi dall'esterno con le ESP a metà di un ciclo andare a smettere, io voglio essere sempre sicuro di smettere in corrispondenza a una transizione, non prematuramente, insomma. Per cui c'è questo po' di logica che serve a salvare gli IGBT, perché se io a 100 A lo vado ad aprire, purtroppo rischio di romperlo, insomma, mentre quando è chiuso li regge abbastanza bene. Così ho messo un po' di foto di come si presenta il pezzo di elettronica sviluppato, come siamo, sì, questo è l'ESP.
parte di alimentazione, i GBT di potenza, il trasformatore di corrente che qui era in fase di prova, aveva un primario di più spire. Ecco, questa è la logica programmabile, estratto le SP, la piccola logica programmabile, e questo è il blocchetto dei comparatori, il trimmer per la taratura dell'overcurrent e il sistema per rilevare le inversioni. Guardandolo dalla parte opposta, ecco i due IGBT, quell'oggetto nero gigante è un condensatore polipropilenico di alta capacità, perché è necessario mettere molto vicino ai componenti di potenza qualcosa che possa fornire l'energia che serve a eseguire il singolo ciclo. Poi al di fuori questo è alimentato da una parte di scheda di alimentazione che questo è il sotto, nella parte sotto, vabbè, adesso, vedete il driver dei MOSFET. Ecco, qua è montato all'interno del Tesla e vicino c'è la parte di alimentazione, raddrizzatore, condensatore elettrolitico, eccetera, che peraltro non ho fatto apposta, l'ho ricavata da un'elettronica esistente. E di qua, quello che vedete a destra è il banco di condensatori. La parte sotto l'ho ingabbiata un pochino per proteggerla, però sul lato davanti ci ho lasciato una plastica per permettere al wifi di passare, insomma. È stata un po' una sfida quella di mettere il wifi vicino a questi campi elettromagnetici, però bisogna dire che Tesla lavora, la sua autorisonanza in questo caso è sui 150 kHz, rispetto ai 2,4 GHz, insomma c'è più di tre ordini di grandezza, più di 1000 volte la frequenza, e in effetti non si disturbano. Questa al momento è l'interfaccina vista copiata dal telefono, insomma cioè molto molto banale. Contatori di cicli, come dicevo, pre, main, skip, frequenza di ripetizione e durata. Al momento serve solo a comandare la macchina uno a uno. Chiaro che si può fare delle paginette dove si fanno degli esperimenti predefiniti, delle sequenze in cui prima si fa andare piano, poi si fa andare forte. Avrei voluto anche portarlo magari su carichette un pochino più deboli, ma frequenza più alta per farlo suonare, per fare delle melodie digitali, tipo quelle dei videogiochi di una volta, ma questa cosa l'ho finita da pochi giorni, insomma, quindi c'era poco da fare. Ecco, qualche scarica che però spero di riuscire a mostrarvi questa sera al WOT. Come dicevo, non sono giganti, ma insomma, qualche cosa fa. Ecco, ho messo anche qualche video. Vediamo se parte. Ecco. Per esempio una al secondo. Dieci al secondo, qua partono da due punti, vabbè. O così. Sempre più energiche. Vabbè, poi qua in coda alla presentazione avevo lasciato qualche sito di quelli classici, però questa cosa conto poi di pubblicare anche come progetto, così per curiosità, come progetto elettronico del circuito. Ecco, come dicevo, questa sera c'è in programma un po' di demo, non solo di questo, ma anche di qualche altro apparato che abbiamo portato, in particolare c'è tra di noi con Mauro De Rai, che è un appassionato costruttore di apparati, soprattutto valvolari, per cui ci sarà più di qualche cosa da vedere questa sera. Basta, io avrei finito, se avete qualche domanda. Il fatto di mettere vicino elettronica di quel tipo, quindi CPLD, processori, eccetera, con quello che si genera dal punto di vista elettromagnetico, anche sotto dove accade il grosso del fenomeno, nonostante che ci siano questi ordini di grandezza sul Wi-Fi, ma sugli altri dispositivi,
non si creano problemi di natura elettromagnetica? Potenzialmente sì. Cioè, è stato, ci ho lavorato abbastanza per fare il layout dello stampato e mi è andata bene, diciamo. Però ero preoccupato, ma ad esempio, adesso prima non mi ci sono soffermato, ma per esempio andando a guardare il sotto qua si vede che il driver è montato in una zona un po' al riparo dalla potenza e utilizza delle linee accoppiate bifilari per andare sui gate source degli IGBT con le resistenze serie piazzate proprio alla fine. Qui sotto c'è tutta la zona dove c'è il condensatore di potenza e c'è una zona dove dall'altra parte ci sono delle piste molto grosse che portano i segnali di alta corrente che sono riportati da questa parte perché l'uscita è giù di qua, l'alimentazione della parte di potenza è di qua. Questo driver è doppiamente isolato, isola sia il componente alto che il componente basso, per cui mi tiene, anche se io non tengo le masse isolate, non mi crea degli anelli di massa con il pilotaggio. E tutta la parte di CPLD, eccetera, come vedete, c'ha il piano di massa di sotto per schermare più possibile. Dall'altra parte c'è un pezzettino di contropiano di massa per proteggere la parte digitale di questo, cioè è fatto in dual layer. Lo stampato me lo sono fatto fare da Eurocircuit, cioè l'ho progettato, va bene, però ci sono tantissimi via per riuscire a gestire le cose decentemente, cioè non sarebbe stata una realizzazione casalinga facile, ma facendolo così, senza chiedere nessuna finitura, perché come vedete non c'ha solder mask, non c'ha serigrafie, eccetera, me la sono cavata con meno di 50 euro su un 100% dei 20, e l'hanno fatto anche in pochi giorni. Qui cinesi si può spendere di meno oggigiorno, però poi si mettono un sacco di tempo e effettivamente... Sì. Quando si comincia si vuole chiudere, no? Dopo... poi in giro ci sono anche un po' di pezzi fatti in stampa 3D, che per esempio, dov'è finito? Sì, il supporto di questo trasformatore che è ricavato da un toroide commerciale che avevo già in casa, è fatto in stampa 3D, i supporti di montaggio e le schede qui sono stampati 3D anche quelli, insomma è stato un po' un tutto un fai da te, così. Domande? Ah. Grazie.